Meglio di quella in commercio. Prendiamo 80 g di farina di riso. La farina di riso la trovate in tutti i supermercati vicino alle altre farine. La mettiamo in una ciotola. Ora aggiungiamo 150 g di acqua, un cucchiaio di olio d'oliva, ma va benissimo qualsiasi altro olio. Aggiungiamo due pizzichi di sale. Anche tre, dai. Vabbè, due abbondanti allora. E poi qui ho delle spezie. Io utilizzerò della cipolla in polvere e del curry, ma va benissimo qualsiasi altra spezia, della curcuma, della paprika, dell'aglio in polvere. Quindi aggiungo circa un cucchiaino di cipolla in polvere e mezzo cucchiaino di curry circa. Mescoliamo il tutto con la frusta, così sciogliamo bene bene i grumi. La consistenza deve essere proprio questa, come vedete è molto liquida, quasi come l'impasto per fare le crespelle. Quindi, se magari vi spaventate perché pensate no, aiuto, sto sbagliando perché è troppo liquido, no, deve essere proprio così, non state sbagliando. Quindi, adesso mettiamo un attimo la nostra pastella da parte. Prendiamo una teglia e la spennelliamo con dell'olio. La spennelliamo bene in modo uniforme. Potete usare l'olio che preferite, io sto usando quello di oliva. Bene, una volta spennellata la teglia, possiamo creare le nostre patatine croccanti di riso. Prendete un cucchiaino e mi raccomando, mescolate sempre la pastella perché la farina tende a depositarsi sul fondo, mi raccomando. Ora prendiamo pochissima pastella, proprio così. Cucchiaino, mi raccomando ragazzi, cucchiaino. Un cucchiaino e la mettiamo sulla teglia in questo modo. Come vedete, la pastella si espande e va benissimo. Non toccatela, non fategli nulla, lasciate che si espanda in modo spontaneo. Poi adesso vedremo quante ne verranno di patatine in questo modo, però ovviamente se voi ne volete di più potete raddoppiare la dose, no Sì, Diana? ma guarda, già con questa dose verranno tantissime. Infatti, noi dobbiamo infornare almeno 2 o 3 volte, perché comunque non possiamo farli troppo vicini, perché poi la pastella Si si allarga. allarga troppo e si toccano tra di loro e poi le patatine rimangono, non vengono bene. Alcune non verranno proprio Vabbè, va bene lo perfette, stesso. però va benissimo. Saranno più rustiche. E ora possiamo infornare a 200 gradi nel forno statico già preriscaldato per 6 minuti, non di più né di meno. Se per caso il vostro forno è tanto tanto potente, allora abbassate la temperatura a 190 gradi. Comunque seguitela voi in modo che non li bruciate perché sono molto delicati. Alcuni hanno preso una brutta piega, Una quelli te brutta li forma, mangi. sì, Una immagino. brutta forma, Dai, comunque inforniamo. vai. Ragazzi, io sto già preparando la seconda infornata, quindi spennello di nuovo la teglia con l'olio e vado a fare le mie patatine. Mescolo sempre bene la pastella. Stavolta li faccio anche un po' più piccoli, vediamo. Così. Così, va bene? Sì, Tanto poi la quindi. pastella si espande. Esatto. E andiamo con la seconda infornata. Vedrete che buone e soprattutto che croccanti che saranno queste patatine alla fine. Ma in questi 6 minuti che aspettiamo, ragazzi, potete fare tantissimo per noi se mettete un mi piace al video e se lo condividete, così più persone potranno fare queste buonissime patatine. Bene, ci siamo. Allora, appena li sfornate, prendete subito una spatola e andate a metterli su un piatto con un foglio di carta da cucina. In questo modo, se c'è dell'olio ancora sulle nostre patatine, la carta lo assorbirà. Come vedete, si staccano facilmente già da soli, appena li sfornate lo vedete, non dovete fare nulla di complicato per Sì, ma Diana, la staccarli. cosa che dobbiamo adesso testare, ovviamente, tu lo sai che cos'è, no? Vabbè, a Sì. parte il gusto, ma la... Brava! La croccantezza. Allora, ci siamo, siamo pronti per la prova croccantezza, ma prima vi voglio far vedere un po' di paragoni, un po' di differenze. Allora, questa è la prima infornata. La patatona, praticamente. Esatto, queste sono quelle più grandi, sono cotte comunque benissimo e questo, vabbè, si è ribellato, però noi lo accettiamo lo stesso. E Assolutamente. poi qui abbiamo la seconda, la terza infornata e qui la quarta. Sì. Allora, qui questi più scuri, come vedete, li ho fatti cuocere un minuto in più.
E sinceramente a me piacciono anche così, proprio più, un po' più scuri, un po' più, ancora più croccanti. E questi invece proprio 6 minuti, però sono entrambi perfetti. Come vedete sono sottilissimi, proprio sembra un foglio di Eh carta. sì. Sottilissimi. E questa è l'ultima infornata, sono venuti comunque benissimo. E ora facciamo la prova croccantezza per uno da 6 minuti e per uno da 7. Vai. Questi 6 minuti? Già è croccante. Com'è il gusto? Wow, Patatine. sono buonissime. Vado con quello da 7. Vai. È uguale. È un po' più croccante, Sì. però buono uguale.